In Liguria, a poche decine di chilometri da Imperia, si trova Triora, un piccolo borgo medievale conosciuto con il nome di Paese delle Streghe. Sin dall'antichità si racconta che questa piccola cittadina, composta da 355 abitanti, fosse abitata dalle streghe. La parola Triora deriva dal latino e significa tre bocche. Il nome fa riferimento a Cerbero, il cane da guardia degli inferi, che appunto aveva tre teste. È proprio questo il simbolo che si staglia sullo stemma del comune di Triora, una scelta singolare che cela molti misteri. Nel 1587 il paese fu colpito da una terribile carestia. I cittadini diedero la colpa proprio alle streghe, che di notte si riunivano presso la cabotina per festeggiare Sabba e gli Esbat. Gli inquisitori di Genova, di Albenga e il prete Girolamo del Pozzo furono chiamati a verificare i sospetti del parlamento locale, finendo per condannare ben 20 donne. Le 20 streghe diventarono subito 30 e continuarono a moltiplicarsi in un crescendo di paranoia e denunce fatte sotto tortura. La persecuzione durò 3 lunghissimi anni. Tra le donne accusate c'erano fanciulle che facevano parte di importanti famiglie. Prima della fine del processo, una di loro si era tolta la vita e un'altra era morta torturata. Almeno 4 presunte streghe furono bruciate sul Monte delle Forche. Ma non è tutto. Nella zona compresa tra Triora e Passo della Guardia, ogni anno, si manifesta uno strano evento, chiamato Cerchio delle Streghe. Inspiegabili e misteriosi cerchi appaiono sull'erba. Il fenomeno non è complicato come quello dei cerchi nel grano, ma si manifesta con una coloritura più accentuata della stessa erba. La presenza frequente di funghi intorno a questi cerchi richiama alcune credenze locali, secondo le quali i funghi sono generati dalle danze notturne delle streghe. Per quel che riguarda il paese, ad accogliere i turisti è la statua di una strega con il suo calderone. Le case di questo villaggio si trovano in piccoli vicoli di pietra. Davanti alle porte si possono notare tante piccole scope e tante immagini raffiguranti gatti neri. Durante l'autunno, gli abitanti organizzano falò, mercatini, manifestazioni e danze popolari a tema stregonesco. Sono presenti anche molti negozi a tema magico, dove si possono acquistare vini, il liquore artigianale a base di erbe chiamato filtro delle streghe, i baci di lumaca che sono un tipico dolce del luogo, ma anche amuleti, pietre della fortuna e pozioni d'amore. Nella città si può visitare anche il museo etnografico e della stregoneria, nel quale sono conservati i documenti inerenti ai processi, le presunte prove a carico delle sventurate e gli strumenti di tortura usati. A Triora, storia e leggenda si fondono in un'unica atmosfera magica, rendendo questa città una meta imperdibile.